Buongiorno e bentrovati da Andrea Semino. Oggi presentiamo uno speciale di TV Turismo dedicato all'Acquario di Genova. Grazie alla gentile collaborazione di Costa Entertainment abbiamo avuto il piacere di osservare da dietro le quinte ciò che avviene all'interno di questo piccolo mondo. Partiamo ora con il primo servizio. Abbiamo intervistato Stefano Angelini, biologo dei servizi educativi, che ci parla della struttura in generale. Buongiorno, siamo in compagnia del biologo Stefano Angelini. Buongiorno a lei. Buongiorno. Ecco, esattamente di cosa si occupa? Io lavoro nei servizi educativi, quindi in quella parte del nostro lavoro che si occupa di comunicare con i visitatori, di informare sulle specie che ci sono ospiti in acquario, di fare divulgazione scientifica e anche di strutturare tutti i progetti per le scuole, le guidate, formare il personale, eccetera. Perfetto. L'acquario nasce nel 1992 in occasione dell'Expo per le Columbiadi, 500 anni dalla scoperta dell'America. Quanto è cresciuto in questi circa 30 anni? L'acquario è cresciuto molto. All'inizio rappresentava un'occasione di rilancio turistico per Genova, era l'unica struttura praticamente che era visibile nella nostra città, era costituito da un unico padiglione e poi ci siamo ingranditi, sviluppati, è stato inglobato nell'area espositiva la nave Italia, che allora costituiva il padiglione Italia dell'Expo internazionale ed è stata resa parte integrante del percorso espositivo dell'acquario. E recentemente, 5 anni fa, è stato inserito un nuovo padiglione tutto dedicato al santuario dei cetacei e quindi ai nostri delfini. Quindi sostanzialmente l'area espositiva è triplicata, da un padiglione siamo passati a 3. Vogliamo dare qualche numero relativamente all'affluenza del pubblico all'acquario? L'acquario ormai ha superato i 30 milioni di visitatori globali in oltre 26 anni di vita. Con siamo una media di circa 1.100.000 visitatori all'anno, certo. Con un po' di oscillazione nel tempo, però insomma, la media è questa. Perfetto. Quali sono le dimensioni dell'acquario nel suo complesso? L'acquario con i suoi tre padiglioni è una struttura piuttosto complessa, appunto, come hai detto giustamente, è costituita da un'area espositiva e da tante aree curatoriali e aree tecniche. Complessivamente si sviluppa su un'area di 27.000 metri quadrati e quindi è una superficie importante. Quanti animali albergano in questo momento all'interno dell'acquario? Effettivamente noi ospitiamo oltre 12.000 animali appartenenti a 4 specie diverse e questo ci rende un po' un piccolo paese, no? Una cosa simpatica che amano dire i nostri veterinari è che come tutti i paesi anche questo ha un suo piccolo ospedale con la particolarità che non sono gli animali che possono andare all'ospedale ma è l'ospedale che va verso di loro, no? Quindi noi sempre lavorando in prevenzione cerchiamo di organizzare il servizio di visita a domicilio del nostro. Quali sono stati i momenti più felici, diciamo, per quanto riguarda appunto gli animali qui all'interno dell'acquario? Direi sicuramente le nascite legate ad animali di specie importanti, interessanti, di grandi dimensioni, cetacei soprattutto, le foche, i pinguini, ma insomma comunque anche nascite di animali di più piccole dimensioni che però hanno dato esiti straordinari. Per esempio noi abbiamo una serie di vasche dedicate ad animali antartici, uniche in Europa, una delle pochissime al mondo, e anche qui abbiamo avuto uova, deposizione di uova di questi animali antartici con lo sviluppo delle larve. Insomma, sono stati dei momenti eccezionali, sia da un punto di vista proprio così, della passione, dell'evento, certo, dell'emozione, e anche dal punto di vista scientifico. Ecco, non è differente. Contro la posizione ai momenti felici ci sono anche quelli negativi, ovviamente. Sì, purtroppo sì, ma come dicevo siamo in un piccolo paese, quindi c'è vita, la vita inizia e poi a un certo punto finisce. Certo. Ci sono stati dei momenti abbastanza tristi anche da questo punto di vista, perché poi soprattutto per alcuni tipi di animali, insomma, chi se ne occupa e ci lavora quotidianamente in qualche modo si affeziona. Certo. Quali sono i progetti per il futuro?
progetti sono tanti e devono sempre esserci, perché noi vogliamo sempre rendere la struttura interessante per il pubblico e invitare i nostri visitatori a tornare a trovarci. Attualmente ne abbiamo alcuni, abbiamo tutta una fase di riallestimento dell'area delle Meduse, sia per la parte espositiva che per la parte curatoriale, perché una delle particolarità di questo acquario è che noi diamo l'opportunità ai nostri visitatori di fare una visita anche dietro le quinte. Ci sono tutta una serie di proposte di approfondimento della visita che è possibile scoprire sul nostro sito, e quindi quando noi sviluppiamo un'area espositiva cerchiamo anche di rendere l'area, diciamo, curatoriale, tecnica, dove si svolgono tutte quelle azioni quotidiane che servono per il mantenimento degli animali e delle aree espositive, interessante e accessibile per poterla mostrare. Abbiamo poi uno sviluppo anche da un punto di vista espositivo di qualcosa di nuovo, stiamo preparando una novità che verrà lanciata alla fine della primavera, quindi ancora non possiamo svelarla. Però è imminente, completamente. Sì, sarà una specie nuova anche di dimensioni interessanti. Di strapparla. Bene. E perché allora una persona dovrebbe scegliere di venire all'Acquario di Genova? Per quale motivo? Beh, intanto perché è un luogo dove poter passare una giornata in famiglia, in coppia, comunque in relax, no? E poter vedere qualcosa di insolito, perché non tutti hanno l'opportunità di osservare gli ambienti marini, soprattutto la parte sommersa. In questa struttura noi presentiamo tutti gli ambienti marini del nostro pianeta, quindi anche un viaggio nel globo terrestre, certo, e negli ambienti acquatici di tutto il mondo con una certa facilità, e perché comunque c'è Genova, ecco, venire all'acquario oggi non è più venire soltanto all'acquario, ma è anche un'opportunità per visitare una città che è davvero stupenda, sta per l'ennesima volta rinascendo e invita tutti a visitarla e a scoprirla. Perfetto, ringraziamo allora Stefano Angelini e proseguiamo con il nostro tour. Grazie a voi. Entriamo nel dietro le quinte a contatto con gli animali. Conosciamo il mondo dei pinguini con Stefano Pelle, acquarista. Allora, volevo chiederti, quante e quali specie abbiamo all'interno della vasca? In acquario ci sono due tipi di specie di pinguino, ci sono i gentoo, che sono questi che stai vedendo adesso, che stanno mangiando, e ci sono i magellano, ci sono 12 gentoo e 13 magellano. E l'ambiente riprodotto corrisponde al loro habitat naturale? Sì, l'ambiente corrisponde perfettamente al loro habitat naturale, e sia dal punto di vista della temperatura, della qualità dell'acqua, e sia dal punto di vista anche della conformazione delle rocce, perché ogni pinguino ha la possibilità di avere uno spazio in base alle loro esigenze naturali. Poi di cosa si cibano? Loro si cibano di aringa, che stiamo vedendo adesso, e poi di kerplin, che è un pesce un pochino più piccolo. Noi valutiamo le chilocalorie, li diamo da mangiare due volte al giorno, mangiano circa dalle 2 alle 4 aringhe e dai 4 ai 10 kerplin nell'arco della giornata. Tieni conto che li pesiamo tutte le settimane, un gentoo pesa dai 5,5 kg ai 6,5 kg. Quindi noi valutiamo la dieta in base poi al peso e al loro comportamento. E più o meno la temperatura media dell'ambiente? Più o meno la temperatura media è di circa una decina di gradi l'acqua, va dai 9 ai 12, e l'aria va dai 10 ai 13, 10, 14. La differenza tra acqua e aria deve essere più o meno sui 2 gradi, perché loro respirano aria, quindi non ci deve essere troppa differenza tra la temperatura dell'acqua e dell'aria. Poi volevo anche sapere quante nascite in media si hanno all'anno e quante ne avete avute dall'apertura dell'acquario. Per quanto riguarda i gentoo, abbiamo avuto una nascita nel 2017, Kowalski. Sì. E, diciamo, sua mamma è arancio bianco e suo papà è bianco, che è quello lì. Mentre per quanto riguarda Magellano, abbiamo avuto dall'arrivo dei pinguini, che è dal 2006 più o meno 2010, perché alcuni pinguini sono arrivati nel 2006 e altri sono arrivati nel 2010, abbiamo avuto circa dai 10 ai 15 nascite. Poi un'altra domanda direi importante: come si distinguono tra maschi e femmine?
ma come puoi vedere sono tutti simili dal punto di vista esterno, dall'occhio, quindi noi dobbiamo prendere una penna e mandarli in laboratorio e fare il DNA. Ok. E c'è un periodo preciso in cui vanno in produzione? Ma il periodo preciso è aprile-maggio. Tieni in considerazione che noi adesso per San Valentino abbiamo messo i nidi, quindi gli dobbiamo dare la possibilità di creare la relazione tra la coppia. Quindi loro difendono il nido, prendono le pietre, si prendono cura del nido e poi verso aprile-maggio iniziano a, diciamo, nidificare, a fare le prime uova. Loro fanno due uova, il primo dal secondo più o meno dai 3 ai 5 giorni e covano dai 40 ai 50 giorni. Quindi poi si prendono cura del piccolo per circa 3 mesi e vengono a mangiare singolarmente, quindi non abbandonano mai il nido, le cure parentali poi continuano e quindi si prendono molto cura sia del nido sia poi del piccolino, lo difendono anche molto, sì. Ed è giusto che sia così perché altrimenti noi non avremo la possibilità di avere dei piccoli. E un'ultima domanda, come si riposano? Loro si riposano prevalentemente dal nido, quindi si sdraiano e si mettono proprio in come se noi fossimo sdraiati per terra. Quindi riposano in questa posizione, a volte riposano anche in piedi, però prevalentemente si siedono comodamente sul nido oppure sulla roccia. Infatti noi abbiamo posizionato i nidi dove loro trascorrevano del tempo. Quindi grazie delle osservazioni da parte l'ultimo l'abbiamo messo proprio perché abbiamo visto che bianco e arancio bianco i genitori di Kowalski trascorrevano del tempo lì, quindi noi accogliamo proprio le loro esigenze grazie all'osservazione. Va bene, per il momento ti ringrazio Stefano. Grazie a te. Andiamo ora nella laguna tropicale. Abbiamo intervistato il biologo Roberto Moresco, che ci parla delle specie presenti nella vasca e ci racconta la storia della tartaruga elica. Buongiorno, siamo qui col biologo dottor Moresco, al quale ora rivolgo qualche domanda. Come dicevo, siamo qui davanti a una fedele riproduzione di una barriera corallina. Volevo chiedere quanti e quali animali esistono in questo habitat. Allora, qui è la rappresentazione di una laguna corallina, abbiamo oltre 147 specie tra vertebrati e invertebrati. Tutte le specie però convivono pacificamente perché sono state scelte sulla base della nostra esperienza, che ormai è ultraventennale, in modo che non ci sia predazione all'interno della stessa specie tra una specie e l'altra. E inoltre anche le rocce dalle quali vi parliamo in questo momento sono una separazione fisica che dividono due ambienti, la laguna interna, che è quella normalmente meno profonda, dalla laguna esterna, che invece è l'ambiente rivolto verso il mare aperto con gli animali di più grandi dimensioni. La riproduzione dei coralli senza prelievo in natura come avviene? Allora, noi riproduciamo i coralli da tanti anni, lo facciamo per frammentazione, quindi da un animale di partenza viene effettuata una frammentazione, una frattura in più organismi, in più animali e col passare del tempo i polipi crescono in dimensioni e crescono in numero e vanno a formare nuove colonie, nuovi coralli, nuovi animali e vengono spostati poi a seconda delle esigenze da un ambiente all'altro tropicale. Sono animali molto delicati che richiedono tantissime cure, ma lo facciamo volentieri per non avere impatto ovviamente sull'ambiente naturale. Oh. E questi animali di cosa si cibano? Allora, sono animali ma ospitano nella loro struttura, nei loro polipi, tantissime piccole alghe che danno poi le tipiche iridescenze, i bellissimi colori delle barriere coralline. Ospitano queste piccole alghe che effettuano la fotosintesi, che produce zuccheri che vengono utilizzati poi dall'animale come sostanza organica, come nutrimento. In cambio queste piccolissime alghe hanno un luogo sicuro dove vivere, cioè appunto la struttura del corallo. Ma non solo, i coralli si nutrono anche di plancton, che è l'insieme di tutti gli organismi, animali e vegetali molto piccoli che non sono in grado di nuotare in modo autonomo e che navigano, diciamo così, in sospensione nell'acqua, vengono captati dai piccoli tentacoli dei polipi e introdotti nel loro apparato orale.
E la pulizia della vasca come avviene? Come vedete qui abbiamo tantissima luce perché siamo i tropici e i grandi fari che sono vicino agli aprici riproducono il giorno e la notte proprio come i tropici, quindi questa forte illuminazione spesso dobbiamo accompagnarla con almeno tre immersioni per settimana, proprio anche per, oltre che per controllo degli animali, per finire le cibature, per le riproduzioni degli animali, anche per le pulizie che vengono effettuate di routine, come dicevo appunto, tre volte alla settimana, utilizzando anche dei sistemi di sifonatura, dei tubi che aspirano lo sporco mentre viene spazzolato dalle rocce. E ora vorrei parlare della tartaruga Erika. Ci può raccontare la storia? Erika la vedete proprio alle nostre spalle, è una caretta, il suo nome scientifico, è una specie molto comune nel Mediterraneo, ma non solo, è distribuita in tutti gli oceani, i mari temperati e caldi del nostro pianeta. È arrivata qua alcuni anni fa, pensate pesava soltanto 9 kg, ora ne pesa 36, è stata recentemente pesata da noi, ed è una specie molto protetta dalla CITES, che è una convenzione internazionale sulle specie in via di estinzione sul nostro pianeta, e qui con noi è stata portata qui dalla Capitaneria di Porto e dalla Corpo Forestale dello Stato, che all'epoca si chiamava così, adesso è unito ai Carabinieri, ed è un animale particolare perché ha subito uno scontro con un'imbarcazione. L'elica aveva danneggiato il suo carapace, col suo scudo protettivo superiore, i polmoni e il sistema nervoso. Con l'aiuto anche dei veterinari siamo riusciti a curarla in circa 2 anni, l'abbiamo liberata una prima volta, ma purtroppo è stato un animale sfortunato, è stato colpito una seconda volta da un'altra imbarcazione e la Capitaneria di Porto di Livorno l'ha nuovamente portata qui da noi. L'abbiamo identificata subito come Elica perché al suo primo arrivo le avevamo messo una placchetta metallica in un codice numerico delle lettere che identificano in modo specifico l'animale, e adesso qui con noi probabilmente resterà per sempre. Il suo stato di salute infatti è buono ma è molto delicato, quindi ha bisogno di cure e attenzioni continue, per questo che l'abbiamo messo nella nostra più grande vasca coccolata e cibata quasi come se fosse una figlia nostra. Okay. Dottor Moreschi, la ringrazio. Grazie a voi. Buon procedimento e buon lavoro. Grazie. Passiamo ora al pasto delle foche. Quante e quali sono le foche presenti nella vasca? Se ci può presentare. Noi abbiamo in questo momento 4 foche bituline o foche come vengono chiamate. In questo momento sulla roccia potete vedere Selkie è una femmina adulta, è arrivata qui in acquario nel 94. È arrivata da un centro di recupero perché è stata trovata a pochi giorni di vita, abbandonata dalla mamma, quindi è stata portata in questo centro di recupero, è stata curata, allattata, svezzata, dopodiché è stata donata alla Corte di Genova, dove appunto soggiorna dal 94. E le altre foche sono un'altra femmina adulta come Selkie, stessa origine. Abbiamo la figlia di Teti che è nata nel 2010, poi abbiamo Alice che è il maschio adulto che è arrivato qui dalla Germania nel 2008. Ok, quindi la provenienza ci ho detto, e il loro habitat naturale qual è? Loro normalmente abitano lungo le coste, non sono specie migratorie, quindi rimangono stanziali, e sono tipicamente animali che si trovano sulle coste del nord Europa, ma fino anche al nord America. E di cosa si cibano? Si cibano prevalentemente di pesce, in natura possono mangiare anche crostacei, e adesso stiamo vedendo il momento Stefano che somministra a Selkie una parte della dieta giornaliera che consiste in aringa e termine, 2 specie di pesce. E volevo anche dire, quanto è importante il rapporto che si instaura tra voi e questi mammiferi? È molto importante, la foca è un animale per natura schivo, non quello che sta schivo. Okay. E non è assolutamente, diciamo, naturale quello che sta vedendo qua, normalmente la foca rifugge il contatto con l'uomo, quindi quello che adesso state vedendo, quello che sta facendo Stefano con Selkie, è frutto di un lungo addestramento. Questo serve ovviamente per poter controllare l'animale, noi somministriamo a ogni animale un giusto quantitativo di pesce e controlliamo il loro stato di salute. Non sarebbe possibile fare questo senza questo rapporto che state vedendo, questo addestramento che è stato creato proprio per poter controllare in tutto e per tutto l'animale. Quindi noi utilizziamo l'animale tutte le settimane, possiamo fare una fotografia, possiamo controllare la bocca, gli occhi. Ovviamente sono animali, sai che mi sento un po' vecchietta perché guarda il 94,
e quindi andiamo a controllare lo stato di salute. Ecco, e ritornando appunto sull'addestramento, volevo chiedere come avviene l'addestramento per farlo uscire dalla vasca? Ovviamente avviene molto gradualmente. Il primo contatto ovviamente è somministrare cibo per far capire all'animale che siamo noi una cosa positiva che diamo da mangiare. Quindi piano piano l'animale viene insegnato appunto a uscire dall'acqua, avere fiducia in noi e a fare piccoli passi per arrivare a questa tranquillità che viene in questo momento. È un processo molto lungo, passo per passo. E la riproduzione come avviene e quanto dura una gravidanza? Allora, la riproduzione avviene in acqua, il maschio può avere anche più femmine, diciamo, ha una sorta di harem. Quindi l'accoppiamento avviene in acqua, avviene normalmente nel periodo estivo, dopo la fase della mucca, loro una volta all'anno cambiano completamente tutta la pelliccia. La gestazione è variabile, nel senso che può durare dagli 8 ai 12 mesi, perché sono le mamme, le coppie, che possono decidere il momento del parto. Per far nascere il cucciolo nel momento migliore, nella stagione migliore, possono anche mettere una sorta di stop alla gravidanza, quindi quando ci sono le prime cellule, diciamo, dell'embrione, può mettere uno stop anche di 3-4 mesi per far ripartire quella gravidanza in modo che fa nascere il cucciolo nella stagione migliore. È un po' particolare la loro gestazione, però ovviamente per far nascere il cucciolo nella stagione più calda, quindi quella più favorevole. Ecco, un'altra domanda, come si riposano? Dipende dal ciclo di vita. Noi in questo gruppo di animali abbiamo animali che preferiscono riposarsi fuori dall'acqua, quindi stazionano su queste rocce, su questa piattaforma, e ovviamente è sempre una fase di dormire di veglia, sono sempre molto attenti, anche se qui ovviamente non hanno predatori, è sempre un sonno molto leggero loro. Ci sono anche animali che invece dormono in acqua, quindi galleggiando proprio come se fosse una bottiglia, e ad esempio Stefi adora anche dormire sott'acqua a pancia in su. Ovviamente anche lì ogni 4 minuti deve venire su a respirare, quindi sempre un sonno un po' leggero. Ok, Alessandra, la ringrazio di tutto. Grazie. E buon lavoro. È il momento dei delfini. Ce li presenta Erika Esposti. Buongiorno, siamo qui con Erika Esposti, la curatrice dei mammiferi marini. Buongiorno. Spazio tu. Certamente. E allora ti chiedo di presentarci i delfini nella vasca. Allora, in questo momento nella vasca alle mie spalle, che è la vasca principale, abbiamo 5 femmine di delfino, si chiamano Betty, Alfa, Nau, Luna e Goccia, mentre nelle vasche curatoriali qui alle mie spalle ci sono i 3 maschietti, Sole, Teide e Lapo. Oh. In cosa consistono le cure da parte tua e dello staff? Allora, noi ogni giorno passiamo molto tempo con i delfini, non solo a contatto con loro a bordo vasca, ma anche proprio in tutta quella che è la parte che c'è dietro, quindi preparazione del cibo, la pulizia degli ambienti, quindi non solo delle vasche, ma anche di tutto l'ambiente dove viene preparato il cibo. Per quanto riguarda il tempo che passiamo a contatto con loro, lo dividiamo in diversi tipi di sessioni, da quelle mediche, volte proprio alla prevenzione, quindi facciamo periodicamente dei controlli del sangue, ecografie in caso ad esempio di gravidanze delle femmine, piuttosto che semplici cure di esame delle feci, di sfiati, eccetera, ma anche delle sessioni volte a noi chiamiamo cognitive, quindi a stimolare quelle che sono le loro capacità cognitive o anche motorie, quindi possiamo fare le sessioni dinamiche, di salti, lavoriamo molto sulla socialità, ma anche a stimolare quello che è il loro intelletto con dei concept, vengono chiamati concept, quindi il delfino si deve impegnare a capire cosa deve fare, quindi copiare un altro delfino, inventare dei comportamenti nuovi, piuttosto che dire al delfino stesso come vuole essere premiato da parte nostra. Oh. Come avviene il sonno, il riposo dei delfini? Allora, i delfini non riposano come facciamo noi, loro, per semplificare un po', riposano come metà emisfero cerebrale alla volta, proprio perché hanno una respirazione di tipo volontaria, quindi se dormissero come facciamo noi smetterebbero di respirare. Per questo durante anche un nuoto lento o degli stazionamenti in superficie si può notare che il delfino sta riposando perché si osserva un occhio chiuso. Ok.
poi un'ultima cosa, il delfino è il mammifero che viene accostato per intelligenza più vicino all'uomo. Quali sono le affinità? Allora, i delfini sono effettivamente animali molto intelligenti che hanno bisogno proprio di stimoli continui. E innanzitutto le affinità ce ne sono diverse, dalle cure ad esempio anche parentali, che sono molto simili a quelle che ha una mamma umana con il proprio cucciolo, durano diversi anni, i rapporti quindi non terminano ad esempio con lo svezzamento, soprattutto nel caso di mamma e figlia continuano ad esempio per tutta la vita. Poi a livello, se fosse una battuta, di intelligenza, diciamo che noi ci divertiamo a scherzare dicendo che i maschi di delfino sono un po' come i maschi umani, ecco. Quindi a volte diciamo che non sono proprio totalmente concentrati perché pensano ad altro. Ecco, poi appunto se ci puoi raccontare questa affinità mamma-cucciolo. Allora, noi a quelle mie spalle abbiamo ancora la mamma, Nau, con sua figlia Goce, che adesso ha 4 anni e mezzo, è nata qui da noi il 1 settembre del 2014, e nonostante appunto Goccia mangi già la sua quantità di pesce, circa 3,5 kg di pesce al giorno, continua ogni tanto a prendere come coccola ancora il latte della mamma. E sempre in questa vasca abbiamo la mamma di Nau, che è Betty. Quindi abbiamo proprio la famiglia al completo, tre generazioni, e ogni tanto ancora Betty si permette di sgridare Nau, no? quando esagera. Quindi c'è proprio questo riconoscimento che dura nel tempo. C'è qualcos'altro da aggiungere che ci può interessare? Non riesci a trovare qui in acquario. Ok, niente, ringraziamo Erika. Grazie e mille, buon lavoro. Buona giornata. Grazie. Visitiamo la biosfera, detta anche la bolla di Renzo Piano, con all'interno una varietà di piante e animali. Ne parliamo con Federica Sapienza. Ecco, sono qua con Federica, quale rivolgo una semplice domanda, ovvero quali piante abbiamo e quali specie di animali abbiamo all'interno della biosfera. Allora, all'interno della biosfera ospitiamo diverse specie di animali, abbiamo degli uccelli, abbiamo degli insetti, dei pesci, tartarughe. Per quanto riguarda la parte botanica, invece, all'interno della struttura ospitiamo più di 300 specie vegetali, tra cui piante che danno un frutto, un qualcosa all'uomo, come può essere la cannella, l'albero della gomma da masticare, il banano, e poi abbiamo tantissime orchidee, più di 200 specie diverse. Questo progetto è iniziato 2 anni fa e stiamo portando avanti in modo molto metodico questo progetto. Questa struttura, la biosfera, nasce o bolla, come tutti ormai di Renzo Piano, come tutti la conoscono, nasce nel 2001. Con questo allestimento, e invece, quindi con piante tropicali e animali tropicali, dal 2003 siamo in attivo. Le piante comunque crescono continuamente tutti gli anni, facciamo degli interventi di potatura ogni anno, riduciamo le chiome perché comunque per mettere anche in sicurezza le piante stesse. C'è bisogno di una particolare manutenzione? Ma la manutenzione particolare sì, nel senso vengono fatti degli interventi annuali, sia di pulizia che interventi sulle piante annualmente. Poi noi tutti i giorni facciamo la piccola manutenzione, quindi sul verde facciamo dei piccoli accorgimenti, e così anche con gli animali. Assolutamente non è un ecosistema, cioè non è un qualcosa che si autoregola da solo, ma interveniamo noi, siamo in 4 ragazzi che gestiamo questa struttura, e quindi tutti i giorni abbiamo determinati lavori da fare, quindi il controllo sia sugli animali che anche le piante, il benessere degli animali, la somministrazione del cibo e la sicurezza sia di loro che anche del pubblico, sia anche la gestione delle piante. Quindi interveniamo poi sulle piante, oltre quotidianamente abbiamo dei periodi in cui dobbiamo concimare, in cui abbiamo la fertilizzazione, che se lo facciamo noi nella nostra routine.
Ecco, c'è qualcuno che sta strillando. Evidentemente si vuole far notare. Sì, vuoi la parlare? Certo, è la nostra mascotte, è Dust, vediamo se viene tra di noi. Si sta avvicinando. Sì, piano piano, con tutti i suoi tempi. Ovviamente. Eccolo qua. Oh, ben trovato, vieni. Bravissimo, lui è Dust, è la nostra mascotte, è un cacatua delle Molucche, ha 23 anni ed è un bel maschietto. Adesso lui sta da luglio, stiamo facendo con lui un bel percorso di reintroduzione del volo libero, quindi può volare all'interno della struttura liberamente. Da luglio quindi abbiamo iniziato questo percorso con lui di addestramento al volo libero. Lui è all'interno della struttura da 4 anni, è arrivato qui che aveva 18 anni e quest'anno abbiamo deciso anche di coinvolgerlo comunque con il pubblico. Infatti noi facciamo delle sessioni in cui facciamo vedere come Dust vola in modo sicuro, fa degli esercizi per sviluppare quindi i muscoli pettorali, quindi riuscire ad avere un volo più fluido. Premettiamo che fosse un animale che ha volato poco nella sua vita, perché è stato comunque quasi sempre in gabbia, in altri contesti, e questo qui è un nostro vanto, che è quello di poterlo far lasciare, può essere libero tutto il giorno e quindi volare e fare quello veramente che vuole. Bellissima. La cosa bella di questa struttura, che io ne vado molto fiera, lo dico, è il fatto che il pubblico, la gente che ci viene a trovare, entra qui dentro e si trova immersa completamente in una piccola porzione di foresta. Qui gli animali sono liberi, girano, fanno quello che vogliono, e la cosa bella è proprio invitiamo anche la gente, a quando ci viene a trovare, di prendere proprio il loro tempo, ritornare un po' bambini, riscoprirsi un po' bambini e avere la voglia di guardare, osservare con gli occhi quello che si ha di fronte. Non come la vita è talmente frenetica che siamo sempre lì attaccati al cellulare, vogliamo tutto pronto. Venire qua, staccare il cellulare, staccare la testa anche, perché sono bei rumori, c'è un bel ambiente. E rilassarsi, quindi prendere proprio il tempo. Io chiedo sempre di prendersi il tempo giusto per vedere e godere quello che c'è qui dentro, perché vedersi volare un animale del genere, come un pappagallo, oppure comunque vedere vicino degli animali che sono difficili da trovare, non solo di tutti i giorni, diciamo così, è molto interessante, molto bello e molto emozionante. E invitiamo sempre, oltre a stare qua, a chiederci le cose a noi, perché questa non è una struttura, è una struttura un po' interattiva, come la chiamo io. Siamo noi la brochure di questa struttura, quindi la gente deve venire da noi a chiedere, e noi con la nostra esperienza, che ormai sono 15 anni che lavoriamo qua, trasmettiamo sia il nostro amore, la nostra passione, perché questa ormai è la nostra vita, questo è la nostra. E quindi chiediamo sempre nel rispetto degli animali e di tutto l'ambiente. Infatti qua la voce è più bassa e cerchiamo sempre di far spegnere i cellulari, far avere che sia tutto armonico, di staccare, è una piccola... Cercare di ambientarsi. Perfetto, così, noi chiudiamo questo e speriamo di continuare a chiederlo per sé, per tanti anni. Okay. Ok? Grazie. Grazie mille, grazie a voi. Concludiamo con un video che racchiude alcune immagini della nostra visita all'acquario.
ringraziamo per la vostra attenzione, vi invitiamo a visitare l'acquario e a conoscere la città di Genova in tutto il suo splendore. Un caro saluto da Andrea Semino, dalla redazione di www.corrieraturismo.com.